puoi alzare un po' costa. Buonasera. Buonasera e benvenuti a questo secondo incontro del ciclo Percorsi di filosofia fra 800 e 900 promosso dal Centro Culturale di Bari. Il 16 marzo il professor Esposito ci ha introdotto all'approfondimento del pensiero di Hegel. Stasera invece ci guiderà per i sentieri impervi della crisi dell'epoca moderna nell'eccezionale interpretazione di Friedrich Nietzsche. Nel suo manuale Le avventure della ragione il professor Esposito afferma: non è un caso che il Novecento filosofico cominci con una data di morte, quella di Friedrich Nietzsche, scomparso appunto nell'agosto 1900. Colui che porta nel suo pensiero, ma anche nel suo stesso corpo, la crisi di un'intera epoca e giudica la filosofia del suo tempo come l'estrema dissoluzione della storia del pensiero, vista come un grande inganno. Il percorso che da Hegel conduce a Nietzsche si delinea quale un rovesciamento del razionalismo ottocentesco, ottimistico, nella tragedia e nel nichilismo del Novecento, o l'itinerario dall'autore dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in compendio allo scrittore della nascita della tragedia coincide con lo svelarsi delle contraddizioni, delle aporie già presenti nelle trionfanti filosofie ottocentesche? Ecco, questa la risposta a questa domanda ce la darà il professor Esposito, però prima di lasciargli la parola vi ricordo che il terzo appuntamento è fissato per il 4 maggio e avrà come tematica Heidegger e il pensiero del nichilismo. E poi vi chiedo, per piacere, di spegnere tutti i telefonini. Friedrich Nietzsche è colui che forse più di ogni altro ha saputo, ma anche patito nella sua vita e nel suo pensiero, la crisi della filosofia, radicalizzando e enfatizzando in qualche maniera quella criticità, quel carattere, quella dimensione di crisi che sempre appartiene a chi fa il lavoro della filosofia. Il momento critico, la crisi dell'epoca moderna, dice il titolo del nostro incontro, Nietzsche e la crisi dell'epoca moderna, è la stessa parola, la stessa radice di critica. Ma se in ogni gesto filosofico, da quando c'è la filosofia, da quando è esercitata la filosofia, nella nostra tradizione occidentale almeno, porta sempre dentro di sé e induce sempre ad una messa in questione, al non considerare come ovvia o consueta una certa concezione delle cose, ma ad andare fino in fondo, a mettere in crisi, a chiedere il perché, Nietzsche è stato colui che ha identificato tutta quanta la filosofia con questa crisi. È a tutti noto che Nietzsche è colui che viene presentato come il grande distruttore o il grande decostruttore della tradizione occidentale, che per lui significava platonismo e cristianesimo, e il cristianesimo visto come un inveramento etico del platonismo. Ma Nietzsche non è soltanto colui che ha descritto il venir meno di un mondo,
non è soltanto colui che ha mostrato come gli idoli siano caduti, ma è anche colui che ha tentato una nuova conoscenza, una conoscenza che una volta egli stesso ha chiamato tragica, gaia e tragica al tempo stesso, una nuova scienza che abbia la leggerezza del riso, della commedia, ma che all'interno abbia tutto il pathos della tragedia. L'angolo visuale da cui vorrei con voi ripercorrere qualcosa soltanto della tormentata vicenda nicciana è quello costituito dal problema della verità. È molto facile ed è molto usuale in qualche modo disfarsi di questo problema dicendo che Nietzsche è colui che per primo ha negato radicalmente la possibilità di dire e di conoscere la verità. Il problema della verità, infatti, è sempre stato inteso da lui come la patologia del pensiero. La verità è la malattia del pensiero, è la decadenza del pensiero. Infatti, quando comincia questa decadenza? E comincia con Euripide e con Socrate. Prima, ricorderete le celeberrime e affascinanti pagine della nascita della tragedia, dello spirito della musica, prima il genio della grecità aveva considerato come inscindibile la vita e la forma, il caos della totalità in cui ciascuno perde se stesso è il sogno degli dèi. Ma a un certo punto, con Euripide appunto, il protagonista della tragedia non è più colui che avverte la vita e la pensa come il caos a malapena governato dalla forma, il dionisiaco che sempre tende la forma dell'Apollineo fino all'estremo, e ogni tragedia, in ogni dialogo dei protagonisti del coro, si è sempre sul punto in cui la forma olimpica sta per disfarsi, sta per cedere al ritmo orgiastico, alla perdita dell'individualità, all'estasi e insieme al dolore per la perdita di sé. Ma c'è un momento in cui questa miracolosa coappartenenza, questo bilanciamento, che è tutto e solo greco, dell'Apollineo e del Dionisiaco, cede alla morale, comincia la malattia del pensiero. Nel momento in cui il protagonista, da Euripide in poi, e poi con il campione di questa nuova svolta, Socrate, diventa l'uomo virtuoso. E chi è l'uomo virtuoso? È l'uomo giusto. E chi è l'uomo giusto? Colui che conosce la verità, che conosce la differenza. Qui Nietzsche parla di Socrate, ma ne fa un po' una caricatura, perché Socrate non è questo, non è solo questo. È colui che sa distinguere l'alto dal basso, il sensibile dall'ideale, il vero dal falso, il bene dal male, il giusto dall'ingiusto, il filosofo dal sofista, preferendo sempre un corno del problema, quello elevato, preferendo il mondo del sovrasensibile. Allora comincia questa patologia
che porterà fino a Kant. Ma al tempo stesso, proprio nel momento in cui Nietzsche fa scoppiare la crisi di una lunga tradizione come una malattia da cui si deve cercare di guarire, al tempo stesso egli trasforma la patologia, cioè la crisi dei fondamenti della realtà, la crisi delle motivazioni dell'agire, in una nuova fisiologia del pensiero. La salvezza, la salute, è tutta quanta nel rendere la crisi permanente, nel trasformare quello che sembrerebbe un momento patologico che si deve cercare di superare, da cui si deve cercare di guarire, come l'unica possibile condizione nell'età del nichilismo dell'uomo europeo, cioè dell'uomo che ha conosciuto la menzogna della filosofia. In un aforisma un po' laterale della Gaia Scienza, 1882-1887, scrive di sé Nietzsche: no, la vita non mi ha disilluso, di anno in anno la trovo invece più ricca, più desiderabile, più misteriosa. Da quel giorno in cui venne a me il grande liberatore, poi daremo un nome a questo liberatore, quel pensiero cioè che la vita potrebbe essere un esperimento di chi è volto alla conoscenza e non un dovere, non una fatalità, non una frode. E la conoscenza stessa può anche essere per altri qualcosa di diverso, per esempio un giaciglio di riposo o la via ad un giaciglio di riposo, oppure uno svago o un ozio. Ma per me la conoscenza è un mondo di pericoli e di vittorie, in cui anche i sentimenti eroici hanno le loro arene per la danza e per la lotta. La vita come mezzo della conoscenza. Con questo principio nel cuore, conclude Nietzsche, si può non soltanto valorosamente, ma perfino gioiosamente vivere e gioiosamente ridere. E chi saprebbe ridere e vivere bene senza intendersi prima di guerra e di vittoria? E l'aforisma è il 324 della Gaia Scienza. Sono partito di qui perché in qualche modo queste righe di Nietzsche danno il tono del suo tentativo, di un tentativo che in qualche modo si è sempre concepito come sperimentale. Egli ha concepito la sua stessa vita, non la vita in generale degli uomini, ma la sua vita particolare come un esperimento di conoscenza. E quindi questo mi permette di dire che il vero problema di Nietzsche non è che cosa dobbiamo fare, come comportarci nel momento in cui tutti i valori sono crollati, ma è che cosa c'è, che cosa veramente c'è. È una contraddizione, perché da una parte egli ha individuato proprio nel problema della verità e nella ricerca della verità il germe patogeno della filosofia occidentale,
della tradizione platonico-cristiana. E ha sempre legato appunto la verità alla morale. Morale non è per Nietzsche sinonimo di etica o di studio del comportamento umano, ma morale è qualsiasi forma di pensiero in cui si parte ritenendola come una struttura oggettiva, eterna, immutabile, dalla separazione tra il bene e il male, tra il sovrasensibile e il sensibile, tra la verità e la menzogna, tra la natura e la storia, e così via. Ma proprio perché la morale è come il termine che dice tutto l'inganno della filosofia e della tradizione occidentale, proprio per questo il problema della morale per Nietzsche è un problema conoscitivo. Anzi, appoggiandomi su alcuni interpreti che prendo un po' come miei compagni di lavoro, penso a Martin Heidegger e a Carl Loewit, la sua intenzione è una intenzione squisitamente ontologica, cioè si tratta di capire qual è stato l'inganno che finora gli uomini hanno patito quando parlavano di verità, credendo che la verità fosse la sostanza eterna, stabile, permanente, oggettiva della realtà, e non invece, come è agli occhi di Nietzsche, una continua invenzione nata dagli istinti e dalla cultura. Ma questa decostruzione mira ad una nuova ontologia, a ridare un nuovo significato alla parola essere, alla parola uomo, alla parola tempo. Ditemi se non è ontologia o se non è metafisica. È vero, è strano dirlo, ma colui che più di ogni altro ha inteso contestare e distruggere la metafisica è probabilmente l'ultimo dei grandi metafisici, colui cioè che ha tentato di ridare uno spessore a ciò che stava distruggendo, cercando di trasvalutare il tramonto degli idoli e di pensare, ecco la sua pretesa, una pretesa che forse dopo di lui ha avuto soltanto Heidegger, di ridare, forse troppo presto sono arrivato, fa dire all'uomo folle, lo leggeremo tra un attimo, nella Gaia Scienza, colui che appunto annuncia la morte di Dio, forse troppo presto sono arrivato, ma parla di sé, e non mi capite ancora, forse mi capirete tra secoli, dice il nostro autore, ma la posta in gioco è quella di proporre un nuovo modo, non semplicemente di dire che è errato il modo che finora abbiamo considerato. L'ambizione è molto più che decostruttiva, appunto, è di rendere la patologia fisiologia, cioè di aprire un'altra conoscenza che però capovolga totalmente, dia una nozione totalmente altra, diversa alle nozioni che finora
ci sono servite come del linguaggio fondamentale per dire noi stessi e il mondo. E dunque, se da un lato, questo è il mio punto di osservazione del fenomeno Nietzsche, di questa vita sperimentale, di questa vita, abbiamo letto, come mezzo della conoscenza. Attenti, che non è appena l'unione della conoscenza e della vita, ma è trovare nella vita le radici del conoscere. E proprio colui che ha negato la possibilità di conoscere la verità, a un certo punto appare come colui che vuole riconquistare una verità che gli sembrava ormai sfigurata, contraffatta e mistificata, una menzogna. Scrive in Ecce Homo, pubblicato postumo, quindi dopo il 1900. Non voglio essere un santo, allora piuttosto un buffone. Forse sono un buffone. E ciò nonostante, anzi, non ciò nonostante, perché non c'è mai stato sinora niente di più menzognero dei santi, la verità parla in me. Ma la mia verità è tremenda, perché fino a oggi si chiamava verità la menzogna. Io, per primo, ho scoperto la verità, proprio perché, per primo, ho sentito la menzogna come menzogna. L'ho fiutata. Il mio genio è nelle mie narici. Ha fiutato la menzogna. E infatti, se lì siamo ormai all'estremo, in uno dei primi scritti, 1873, intitolato Su verità e menzogna in senso extramorale, egli parla appunto di un enigmatico impulso alla verità e si chiede da dove nasce questo impulso enigmatico al vero. Da dove nasce, lo chiama anche questo istinto alla verità. E subito dopo dà una spiegazione, o comincia a darlo. È nato perché gli uomini hanno dovuto, per salvaguardare, in senso hobbesiano, la pace tra di loro, per non uccidersi, hanno dovuto in qualche modo guadagnare un piano di consenso linguistico condiviso. Hanno cominciato cioè ad elaborare un codice linguistico delle figure retoriche, metafore, metonimi, sineddochi, cioè una struttura culturale che è convenzionale. E da allora ci si è accordati che alcune cose vanno chiamate vere, altre non vere. Si è cominciato a catalogare il mondo in questo sistema binario, alcune buone, altre cattive, ma sono categorie dentro le quali, dice Nietzsche, pulsa l'utilità, l'istinto della vita, l'istinto non soltanto naturale, ma anche l'istinto sociale. E tuttavia, leggendo queste pagine, è una spiegazione che ci permetterà il buon Friedrich, affiuto anche noi, non riusciamo a capire veramente come una spiegazione. Fiutiamo che non è una spiegazione vera. E non è un caso che egli dica che questo è il primo passo, attenti bene, è il primo passo, questa strategia di costruzione culturale, per raggiungere quell'enigmatico impulso alla verità, ma non ci dice ancora da che cosa nasca.
è enigmatico, appunto. Resta, cioè, un problema irrisolto, conficcato, diciamo così, nel corpo del suo pensiero. Perché tutte le spiegazioni decostruttive non lo annullano. E il fatto stesso che bisogna continuamente decostruire. Prendiamo, anticipo un po', forse la più celebre figura di Nietzsche, il superuomo, Übermensch. È l'uomo che va sempre al di là. Ma chi è il superuomo? È un uomo con doti speciali? Assolutamente no. È semplicemente il movimento del trascendere continuamente l'uomo, non per andare da un posto ad un altro. Il superuomo non è il punto di arrivo della strategia di autoliberazione dell'uomo. Perché? Perché l'uomo ha sempre da superarsi e il superuomo è il perenne autotrascendimento dell'uomo. Ma perché perennemente si deve trascendere? Perché la spiegazione naturalistica o culturalistica, spieghiamo, cioè il fatto che ciò che muove a formulare il problema della verità è il dover irregimentare, gestire gli istinti corporei, naturali, o anche quello di gestire gli istinti sociali, costruire una cultura condivisa, sempre per in vista dell'utilità della sopravvivenza. Perché questa spiegazione non elimina il problema che vuole spiegare? Ancora dalla Gaia Scienza. Un giorno il viandante, mi fermo un attimo, il viandante di Nietzsche non è il viator, non è l'homo viator. Il viandante è colui che va, ma senza una meta. È l'uomo che è dentro l'errare, è dentro la scoperta che la verità è un grande errore. Un giorno il viandante sbatté una porta dietro di sé, si fermò e pianse. Poi disse: questa inclinazione, questo impulso verso il vero e il reale, il non parvente, il certo, mi fanno rabbia. Perché questo battitore fosco e impetuoso segue proprio me? Il battitore, colui che insegue con una mazza, che vuol colpire. Perché mi assedia? Perché non mi dà tregua questa inclinazione, questo impulso verso il non parvente? Mi fanno rabbia. Cosa vuol dire questo? Che la spiegazione non ha ancora guarito, no? È rimasta l'enigma e l'inquietudine di una inclinazione, di un impulso, ed è interessante, Trieb è la parola tedesca, e quindi è un impulso proprio nel senso istintivo, questo istinto per la verità, detto con lo stesso modo in cui si parlerebbe di un istinto del nostro corpo, del nostro meccanismo motorio, della nostra irritazione elettrochimica. Per questo Nietzsche può dire di sé: io sono il primo perfetto nichilista d'Europa. Lo dice in uno dei frammenti postumi scritti tra l'87 e l'88. Il primo perfetto nichilista d'Europa,
che ha già vissuto in sé fino in fondo il nichilismo stesso. Anche questo è interessante, perché quando Nietzsche parla del nichilismo lo intende sempre almeno in due accezioni. Cito sempre dai frammenti postumi dell'autunno 1887. C'è un nichilismo passivo e un nichilismo attivo. In cosa consiste il nichilismo passivo? Cito: declino e regresso della potenza dello spirito, cioè un fenomeno di indebolimento, lo chiamerebbe Vattimo, una progressiva fragilità delle grandi strutture metafisiche della tradizione, che si chiama passivo perché è come il fumo passivo, no? Cioè si subisce la disgregazione dei valori e si cerca, qui è fulminante, si cerca, cito, tutto ciò che ristora, tranquillizza, stordisce, cioè gli oppiacei della cultura, i travestimenti religiosi o morali o politici o estetici. E quindi il nichilismo passivo è come il subire il declino dell'epoca. Lo spirito si indebolisce. Ma c'è anche un nichilismo attivo, che è invece, cito, il segno della cresciuta potenza dello spirito. Riprende vigore. Ricordate? Con questo principio nel cuore si può non soltanto valorosamente, ma perfino gioiosamente vivere e gioiosamente ridere. Si vince. Questo nichilismo attivo, a differenza del passivo che è stanco e non aggredisce più, quello attivo invece erompe con la forza e la violenza della distruzione. Questa attività eversiva del nichilismo è quello che appunto riconosce che l'unico vero, appunto, vero valore delle cose risiede nella forza di coloro che pongono quel valore. E dunque egli può dire: sono il primo perfetto nichilista d'Europa, perché l'ho già patito, l'ho già sperimentato fino in fondo questo nichilismo, cioè la sofferenza della perdita e insieme una nuova posizione d'essere, di tempo, di valore. Apro qui, faccio una piccola pausa. Se ci pensate, è interessante che di fatto nella filosofia post-nietzschiana è accaduto l'inverso di quello che Nietzsche ha detto, nel senso che il nichilismo è nato come un gesto eversivo, è nato come nichilismo attivo, ma poi è morto e sta morendo ancora nella nostra epoca come nichilismo passivo, cioè come il subire la perdita cercando di stordire quell'impulso alla verità. E quindi il programma titanico di Nietzsche, il programma eroico, che si potesse cioè passare dalla decadenza ad una nuova salute, da
Schopenhauer e da Wagner a Zarathustra. Wagner era stato la grande speranza disillusa, no? Che la musica potesse far risorgere lo spirito del popolo tedesco dalla sua décadence, dalla sua decadenza, e potesse riaffermare la forza primigenia dell'essere e della vita. Ma ben presto Wagner lo delude, perché ai suoi occhi ripropone una nuova mitologia, una forma estenuata del vecchio platonismo cristiano. E lo delude a un certo punto anche Schopenhauer, da cui aveva tanto imparato. Cosa le aveva insegnato Schopenhauer? Che il mondo che vediamo, i fenomeni, sono una nostra costruzione. È una costruzione della nostra mente. Ma c'è una cosa in sé, di kantiana memoria, che è la volontà. Questo ribollire del volere, che non è la mia volontà, anche se si manifesta nel volere corporeo, ma è la volontà come la sostanza del mondo. Ma anche questo è ancora, man mano che Nietzsche procederà nella sua ricerca da viandante, è qualcosa che replica una, anche se in forma volontaristica e non intellettualistica, l'idea che vi sia una sostanza oggettiva, per quanto irrazionale, ma oggettiva, un qualche cosa che accada in me senza la mia decisione. Per questo bisogna andare da Schopenhauer e da Wagner fino a Zarathustra. Bisogna cioè porre i nuovi valori. Schopenhauer e Wagner sono in qualche modo il crepuscolo. Zarathustra è l'inizio della luce, fino allo zenith. È la filosofia del mattino. È la filosofia in cui una nuova luminosità ci permetta di vedere ciò che finora era inevitabilmente restato nascosto. Ma il punto in cui questo passaggio dalla decadenza, cioè dalla malattia, all'inizio della salute può avvenire, è in due opere fondamentali: Umano, troppo umano, e appunto la già citata Gaia Scienza. In Umano, troppo umano, capiamo che cosa voglia dire che la patologia diventa fisiologia. Vale a dire, bisogna, questo è il programma che Nietzsche propone, sviluppare una nuova genealogia. Una genealogia del pensiero, una genealogia della morale, che ci faccia capire qual è la verità della verità. Qual è la verità sulla verità? E cioè, fino a che punto non ci siamo resi finora conto che quello che chiamavamo verità era una menzogna. E in Umano, troppo umano, egli appunto presenta così, formula così il suo programma. I problemi filosofici, dice, riprendono oggi in tutto e per tutto
quasi la stessa forma interrogativa di 2000 anni fa. E li enuclea questi problemi. Primo, come può qualcosa nascere dal suo opposto? Per esempio, come può il razionale nascere dall'irrazionale? Li cito perché sono i problemi che in gran parte sono posti ancora dalle neuroscienze contemporanee, no? Come può dalla natura nascere la coscienza? Come può ciò che sente nascere da ciò che è morto? La logica dalla illogicità, il contemplare disinteressato dal bramoso volere, il vivere per gli altri dall'egoismo, la verità dagli errori. E dice, la filosofia metafisica, e lo dice in senso dispregiativo, la filosofia metafisica ha potuto finora superare queste difficoltà negando che l'una cosa nasca dall'altra. Per esempio, negando che il razionale possa nascere dal sensibile, possa nascere dal puramente naturale o dal biologico. E perché? Ammettendo per le cose stimate superiori, il razionale, il logico, il libero, no? Rispetto al naturale, all'irrazionale, all'istintuale, ammettendo per le cose stimate superiori un'origine miracolosa che scaturirebbe immediatamente dal nocciolo e dall'essenza della cosa in sé. Invece, attenti qui, la filosofia storica, che è quella che lui vuole adesso proporre, che non è più affatto pensabile separata dalle scienze naturali, ed è il più recente di tutti i metodi filosofici, siamo nel 1900, no, alla fine del 1800, ha accertato in singoli casi, e questo sarà presumibilmente il risultato di tutti i casi, che quelle cose non sono opposte, tranne che nella consueta esagerazione della concezione popolare o metafisica, e che alla base di tale contrapposizione sta un errore di ragionamento. Basta dunque, fine citazione. E comunque, primo libro, aforisma 1 di Umano troppo umano. Basta dunque con questa illusione, no? Di poter pensare che ci sia qualche cosa che nasca di per sé, che abbia cioè una differenza qualitativa rispetto alla struttura naturalistica di sé e del mondo. Questo è l'errore della filosofia metafisica. Invece la filosofia storica, che cos'è? La chiama sempre in quell'aforisma, è un'altra celeberrima definizione, è una chimica delle idee e dei sentimenti morali, religiosi ed estetici. E a che cosa porta questa chimica? A riconoscere che i colori più magnifici, le idee di Platone, l'altruismo cristiano, il sacrificare la vita per il bene di Socrate, i colori più magnifici si ottengono da materiali bassi e persino spregiati. E cioè che la sostanza delle cose è appunto nella base naturalistica di sé e del mondo. Il filosofare storico, dunque, deve arrivare a dire che la causa di tutto è semplicemente l'utilità, cioè l'istinto fondamentale dell'esistenza. E quindi ciò che è vero è solo ciò che è utile.
Contrariamente a coloro che dicevano che l'oggetto della filosofia è una verità o un bene disinteressato, lo diceva la filosofia metafisica, la filosofia storica deve mostrare che invece l'unica cosa veramente lodevole è ciò che si conosce e si compie per amore dell'utile. E questo, diciamo, l'imprinting neoilluminista di Nietzsche. Non a caso Nietzsche dedica Umano troppo umano alla memoria di Voltaire. Dice, è un libro, lo chiama per spiriti liberi, proprio nel senso tecnico, no? Cioè nel senso dell'enciclopedismo francese. E si definisce nemico e accusatore di Dio. Ma a cosa porta questo? Porta a dire che dunque, come è impossibile pensare che vi sia un bene oggettivo che appartenga all'ordine dell'essere delle cose, così è impossibile pensare la libertà umana. Se tutto l'umano è pensato come un'elaborazione della utilità naturalistica, non c'è più libertà. Aforisma 18 di Umano troppo umano. Questo è un po' complesso, ma sono certo che mi seguirete. Dice, la credenza nella libertà della volontà è un errore originario di ogni essere organico. Noi siamo esseri organici, come le piante e gli animali. Siamo esseri organici. Ed è un errore credere, un errore originario, credere che esista veramente la libertà del volere. Al tempo stesso, la credenza in sostanze incondizionate e in cose uguali è del pari un errore originario, altrettanto antico. Cosa sta dicendo? Che ci sono due errori che si tengono. Ritenere che il mondo abbia una sostanza permanente, una sostanza metafisicamente determinabile, cioè una pienezza d'essere, e insieme che noi siamo esseri liberi. Attenzione, bisogna dunque far fuori entrambi questi errori, e facendo fuori l'errore metafisico sulla sostanza delle cose, necessariamente si fa fuori l'errore sulla libertà. Anticipo qui una cosa che riprenderò alla fine. Normalmente Nietzsche viene presentato come il campione di una filosofia libertaria, eversiva nel senso di una libertà finalmente libera dai pesi del platonismo e del cristianesimo, dal dover essere di Kant, una libertà affrancata che può fare quello che vuole, nulla di tutto ciò. Per un semplice motivo, che la libertà è, almeno come finora è stata pensata, cioè come l'esperienza di una irriducibilità dello spirito umano, dell'io, della coscienza umana rispetto alla necessità del meccanismo naturale, al è così e non può che essere così. La libertà è così, ma potrei anche scegliere in un'altra maniera. Questa libertà è impensabile. Quindi bisogna capire quale sarà, adesso ci arriviamo, un altro modo di intendere la libertà,
così come c'è un altro modo di intendere la verità, che codifica l'impossibilità della libertà e della verità, così come finora siamo stati abituati a pensarla. E infatti, qui porrei una domanda a Nietzsche. Naturalmente potreste dire: chi sono io per porre una domanda a Nietzsche? Sono un semplice studioso di storia della filosofia. Ma io credo che quando noi facciamo un lavoro in filosofia, noi siamo veramente compagni di avventura, anche con i grandi che ci hanno preceduto. E qui non vale il principio di autorità. Non possiamo dire: l'ha detto Aristotele, perciò è vero. Cioè, chiaramente Aristotele ci pone delle buone probabilità che sia una cosa interessante e probabilmente vera, ma dobbiamo verificarlo. Deve in ogni caso passare dal vaglio della nostra lettura. Questo è il lavoro in filosofia. Mi verrebbe da chiedere: ma chi è colui che si accorge del carattere illusorio delle pretese della metafisica? Cioè, chi è colui che può dire: questo è stato un errore? Chi parla qui? Uno che è quindi al di fuori, o è dentro questa tradizione? E qui cominciamo a vedere la frequente contraddizione o aporia che in molte pagine di Nietzsche noi troviamo, cioè quello di utilizzare ciò che lui aveva dichiarato impossibile, cioè un io che giudica sul vero e sul falso, sull'illusorio e sul reale. Se tutto ciò che finora abbiamo considerato vero è un'illusione, colui che dice è un'illusione, chi è? C'è o non c'è? In virtù di quale autorità parla? Da dove parla? Chi è che giudica questo? Ci verrebbe da dire: uno che ha il criterio per dire non è vero, oppure è vero, è un errore, è falso, oppure non è falso. Ma in qualche modo c'è un angolo visuale, ci vuole un io. Qui, ancora una volta, vediamo cosa voglia dire che la patologia diventa fisiologia, e lo vediamo in particolare in quel celeberrimo passaggio della Gaia Scienza, che è l'annuncio della morte di Dio. Perché qui riusciamo a capire in che misura scoppia la contraddizione del pensiero in Nietzsche. Una contraddizione tragica. Ripeto, prima di leggere, qual è questa contraddizione. Da una parte, il ritenere che tutto quello che finora noi abbiamo considerato vero è in realtà una menzogna. Non è vero. È un'illusione. È una frode. Ma dall'altra parte, poterlo dire. Per poter dire che non era quella la verità, in qualche modo devi essere in rapporto con il vero. Come scoppia questa contraddizione? Questa contraddizione scoppia perché, dicendo questo non è vero e tutto ciò che finora è stato considerato vero non è vero, dicendo questo, il soggetto rinuncia a se stesso. Cioè, chi dice questo non è più l'uomo,
ma è già l'oltreuomo. Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: «Cerco Dio, cerco Dio!» E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risate. Nel mercato tutti coloro che sono ormai dedicati ai loro traffici, ai loro interessi, hanno già da tempo smesso di credere in Dio. Sono già atei, di fatto, anche se culturalmente o tradizionalmente devoti, religiosi nelle pratiche cultuali, ma nella concezione di sé sono ormai senza alcun riferimento con il trascendente. E paradossalmente è proprio l'uomo folle che invece cerca Dio e viene deriso, come appunto si sia una ricerca ormai assolutamente non interessante per nessuno. «È forse perduto?» disse uno, e lo sfottano un po'. «Si è perduto come un bambino? Si è imbarcato Dio? È emigrato?» Gridavano e ridevano in una gran confusione. Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi. «Dove se n'è andato Dio?» gridò. «Ve lo voglio dire. Siamo stati noi ad ucciderlo, voi e io. Siamo noi tutti i suoi assassini. Ma come abbiamo fatto questo? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino all'ultima goccia? Chi ci dette la spugna per cancellar via l'intero orizzonte?» Bisogna, anche intuitivamente, è come se uno senza orizzonte impazzisce. Se voi non avete un orizzonte, no? E tutto deborda, non avete più nessun riferimento, cioè vagate, non avete più punti di riferimento. «Che mai facemmo a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov'è che si muove ora? Dov'è che ci muoviamo noi? Non è il nostro un eterno precipitare? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non alitano su di noi lo spazio vuoto?» «Non dobbiamo noi stessi diventare dei per apparire almeno degni di questa morte? Non ci fu mai un'azione più grande. Tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno in virtù di questa azione ad una storia più alta di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi». Vedete? È la crisi, appunto la morte di Dio. Morte di Dio è appunto la morte di tutto ciò che si riteneva il valore, ciò che vale. E la morte di ogni trascendenza. Ma al tempo stesso questo inaugura quasi messianicamente una nuova storia, più alta. Ai ai ai, anche lui usa appunto più alta di quanto mai siano state fatte tutte le storie fino ad oggi. A questo punto il folle uomo tacque e rivolse di nuovo lo sguardo sui suoi ascoltatori. Anch'essi tacevano e lo guardavano stupiti. Finalmente gettò a terra la sua lanterna, che andò in frantumi, e si spense. «Vengo troppo presto», proseguì. «Non è ancora il mio tempo». La cosa che mi ha sempre colpito in questo celeberrimo passaggio è che è molto efficace, perché la morte di Dio, lui che va in pieno giorno con la lanterna, Diogene, ma la cosa più interessante è il fatto che lui sa che Dio è morto,
tant'è vero che ne porta l'annuncio. La buona novella che lui porta, la terribile novella che lui porta, che Dio è morto. E al tempo stesso, non retoricamente, lo cerca. Cerco Dio, così comincia, così entra sulla scena terribile del nuovo Vangelo, della morte di Dio, no? Al tempo stesso lo cerca. Lo cerca, perché lo cerca? Perché la morte di Dio non è mai la presa d'atto di una fine, ma è al tempo stesso per lui la possibilità di ricominciare senza Dio. Perciò continua a cercare Dio, così come il viandante aveva sbattuto la porta dentro di sé e aveva pianto di rabbia, dicendo: ma perché mi perseguita proprio me, questo fosco battitore, cioè l'impulso per il vero? Così proprio colui che sa che Dio è morto, e proprio perché sa che è morto e che lui l'ha ucciso, non può che continuare a cercarlo. Ma la morte di Dio e l'uccisione di Dio è al tempo stesso la morte di io. Non rimane l'io solo senza Dio, no. Non rimane un io senza una creatura senza il creatore, perché ciò che viene meno è il rapporto, e quindi se viene meno il sole, viene meno anche la terra. Se viene meno Dio, viene meno anche l'io. Scrive in Aurora un'altra opera molto interessante. Una volta si cercava di pervenire al sentimento della sovranità dell'uomo, indicando la sua origine divina. L'uomo è il signore dell'universo, perché la sua origine è voluta da Dio. Questa è ora divenuta una via proibita, continua Nietzsche, poiché alla sua porta c'è la scimmia. Aveva conosciuto Darwin, le teorie di Darwin, eh? Accanto ad altri orribili animali, e digrigna intelligentissima i denti, come per dire: stop, non oltre in questa direzione. Non c'è qualcosa di prima, non c'è un'origine divina. La scimmia è l'unica possibile origine. Così ora si tenta la direzione opposta. La strada verso cui va l'umanità deve servire a mostrare la sua sovranità e la sua affinità con Dio. È interessante, cioè lui dice, non dirà mai che bisogna mettere l'uomo al posto di Dio. Sarebbe ancora Dio, capite? Bisogna farli cadere entrambi, Dio e io. E infatti dice, ahimè, anche così non si arriva a niente. Alla fine di questa strada c'è l'urna funeraria dell'ultimo uomo e dell'ultimo becchino. Per quanto alto possa risultare lo sviluppo dell'umanità, continua, non c'è per essa alcun trapasso in un ordine più elevato, come non potrebbero la formica e il verme auricolare innalzarsi al termine della loro carriera terrestre all'affinità con Dio e all'eternità. Il divenire si strascica dietro l'essere stato. Perché mai in questa eterna commedia ci dovrebbe essere un'eccezione per un qualsiasi piccolo astro, la Terra, e ancora per una piccola specie vivente su di esso? Basta con questi sentimentalismi. Fine della citazione. Perché pensare che l'uomo possa avere un'origine o un destino diverso dal verme auricolare o dalla formica? Quindi non si tratta, non è un nuovo umanesimo, no? E qui è già oltre l'illuminismo,
oltre all'input illuministico. Non si tratta di mettere Dio al posto dell'uomo, si tratta di farli cadere entrambi. Ma Nietzsche, che ha chiamato questa conoscenza Gaia, cioè finalmente alleggerita, non più pesante, non più, ma leggera, no? In cui si riconosce la nudità dell'errore come la vera verità, chiama questa commedia, è una grande commedia, dove il riso è alleato alla scienza, anche il grande dolore dell'esistere. Perché riconoscendo che le proprie credenze sono in realtà delle illusioni, questo è, cito, il maestro del grande sospetto. È il dolore il maestro del grande sospetto. Quindi lungi dall'essere Nietzsche colui che, per così dire, prende atto della fine di un'epoca e si limita a dire è così, bisogna in qualche modo accettare che ci sia questo relativismo. Ecco, questo nichilismo attivo per Nietzsche non è un relativismo, assolutamente. Anzi, è il più ferreo necessitarismo. Una nuova concezione dell'io, dunque, è una nuova concezione dell'essere. È questo ciò che porta Zarathustra. Ancora qualche minuto, perché non voglio abusare molto della vostra pazienza. Zarathustra è l'inizio della guarigione. Zarathustra è l'inizio della salute. Cioè, è il momento in cui capiamo che cos'è il superuomo. Il superuomo è, appunto, quell'oltrepassamento permanente tra ciò che gli uomini di fatto sono, cioè tra gli uomini come dei dati e gli uomini come pura volontà, puro volere, volontà di potenza. La volontà di potenza non è soltanto la mia volontà, quello che ciascuno di noi di volta in volta nel bene o nel male vuole. La volontà di potenza è, per così dire, l'essenza stessa del mondo. Scrive nei frammenti postumi: sapete che cos'è per me il mondo? Ve lo devo mostrare nel mio specchio? Questo mio mondo dionisiaco, del perpetuo creare se stesso, del perpetuo distruggere se stesso, questo mondo di mistero dalle doppie voluttà, questo mio al di là del bene e del male, senza scopo. Se non c'è uno scopo nella felicità del circolo, senza volontà, questo mondo è la volontà di potenza e nient'altro. E anche voi, voi stessi, siete questa volontà di potenza e nient'altro. Questa volontà di potenza, che pure è stata letta dalla cultura nazionalsocialista in Germania negli anni 30 come il supporto ideologico della potenza della razza ariana, non c'è questo in Nietzsche, sebbene Nietzsche abbia permesso di pensare questo, ma non c'è in Nietzsche. Questa volontà non è il superuomo come Superman, questa volontà di potenza è il fatto che tutto succede senza uno scopo, che tutto è quello che è, e
che è un destino di eterna necessità, è una volontà che vuole se stessa, è una potenza dell'essere, in questo caso volontà di potenza, è il nuovo nome che lui dà all'essere, l'essere delle cose è volontà di potenza. Attenzione, nella tradizione si diceva che Dio vuole il mondo, ma non è di questo tipo di volontà, perché Dio, il Dio creatore che vuole la creatura, è un Dio personale, intelligente e libero, che crea dando l'essere e dando nell'essere il fine, dando l'origine e lo scopo, dando il motivo per cui ciascuna cosa è al mondo. È la cosa suprema che secondo la tradizione ebraico-cristiana esiste nel mondo, suprema rispetto al verme auricolare, l'uomo. Nel caso dell'uomo, l'uomo riceve l'essere ricevendo come senso dell'essere il compimento della sua natura, cioè ragione e libertà, nel riconoscere la sua provenienza, nell'amare il creatore. La volontà di potenza è come una volontà di Dio senza Dio. Quindi è una volontà che coincide con l'accadere delle cose che non sono volute da nessuno, ma il cui senso è semplicemente la loro potenza di accadimento, il loro potere di essere. Un potere, ripeto, che non gli è dato da alcuno e che non ha in niente la sua finalità. Per questo, per capire che la volontà di potenza è non il far quel che pare piace, ma il capire che le cose sono quello che sono nel loro eterno divenire, senza dipendere da nient'altro che dal loro essere, e basta, dal loro continuo accadere. Per comprendere questa dottrina bisogna comprendere, ed è l'ultimo passo davvero, la più difficile dottrina di Nietzsche, quella dell'eterno ritorno dell'eguale. Che cos'è questa dottrina? È una dottrina sul tempo, no? Cioè, se l'essere è un essere sciolto assolutamente da qualsiasi origine, se noi dobbiamo pensare ciò che c'è non come un dato che rinvia ad un donatore, ad uno che dà, ma a un venire all'essere per interna necessità, e il nome di questa necessità è volontà e pura potenza. Ok? Non uno che è potente, non un Dio onnipotente, no? Ma è potenza che vuole se stessa. Dobbiamo cambiare anche il senso del tempo. Il senso del tempo non può più essere un senso lineare, passato, presente e futuro. Perché? Perché il tempo lineare, nato nella tradizione ebraico-cristiana, rispetto alla grande ruota del tempo, naturalisticamente intesa nel mondo greco, nella linea del tempo c'è qualche cosa che è dato e che è irreversibile. Ciò che è accaduto non è revocabile, è accaduto. Non posso fare come se non fosse accaduto. E quindi, agli occhi di Nietzsche, è la massima delle schiavitù. Invece, bisogna, come scrive in Così parlò Zarathustra, redimere il tempo dal passato. Dice Zarathustra, l'oggi è il passato sulla terra, amici miei, questo è per me il massimo
di ciò che non posso sopportare. E non saprei vivere se non avessi anche la visione di ciò che necessariamente verrà. Redimere coloro che sono passati e trasformare ogni così fu in ogni così volli che fosse. Solo questo può essere per me redenzione. Ma cosa vuol dire trasformare il così fu in così volli che fosse? Io non, come faccio a modificare ciò che è successo dicendo che è stato l'esito della mia volontà? Solo nel momento in cui comprendessi che il senso del tempo è un eterno ritornare, cioè ritornando alla concezione ciclica della ruota della natura, del tempo precristiano. Infatti, sempre nella Gaia Scienza, dice che questo è addirittura un macigno difficilissimo da smuovere, il peso più grande. Che accadrebbe se un giorno o una notte un demone strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse: questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, come questa lezione qui, per esempio, in questo momento, adesso. E non ci sarà mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione, così pure questo ragno e questa luce della luna tra i rami, e così pure questo attimo e io stesso. L'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta, e tu con essa, granello della polvere, non ti rovesceresti a terra digrignando i denti e maledicendo il demone che così ha parlato? Sarebbe l'inferno, la condanna peggiore. Niente di nuovo nella vita, tutto è destinato a ritornare esattamente come è già accaduto. Oppure potresti anche dare un'altra risposta e dire: tu sei un Dio e mai intesi cosa più divina. Perché sarebbe la cosa più divina? Perché così non dovresti desiderare più alcun'altra cosa che questa eterna sanzione, questo suggello. Qui veramente muore io, no? Nel riconoscere, ma è una morte voluta da Nietzsche, è il superuomo, perché nel riconoscere che tutto eternamente torna, nel riconoscere l'assoluta necessità di ciò che c'è, non a caso cita Spinoza qui Nietzsche, l'uomo si può liberare da se stesso. In che modo? Senza desiderare nient'altro che questa eterna necessità. Nel Crepuscolo degli Idoli, l'ultima sua opera, scrive: nessuno dà all'uomo, né Dio, né la società, né i suoi genitori, né lui stesso, le sue proprie caratteristiche. Nessuno è responsabile della sua esistenza, del suo essere, costruito in questo o in quel modo, di trovarsi in quella situazione e in quell'ambiente. La fatalità della sua natura non può essere districata dalla fatalità di tutto ciò che fu e che sarà. Cioè, non c'è senso. L'eterno ritorno dell'eguale vuol dire questo: non c'è senso, non c'è direzionalità, no? Cioè, l'unico senso è il riavvolgersi su se stessi.
Non c'è un punto cui si tenda o da cui si venga, si provenga. L'unico senso è la mancanza di senso. Egli, l'uomo, non è la conseguenza di un proposito personale, di una volontà, di uno scopo. Siamo stati noi a inventare il concetto di scopo. Nella realtà lo scopo è assente, si è necessari, si è un frammento di fatto, si appartiene al tutto, si è nel tutto. Ma fuori del tutto non c'è nulla. Tutto ciò soltanto è la grande liberazione. Con ciò soltanto è nuovamente ristabilita l'innocenza del divenire, cioè noi stessi ci liberiamo in quanto accettiamo che non c'è altro senso nel mondo che la necessità eternamente ritornante, la ferrea necessità eternamente ritornante della natura. Per questo, questa volontà di potenza, che è il nuovo nome dell'essere, è paradossale dirlo, ma è una volontà senza libertà. È una volontà che è tutta potenza e niente libertà. E l'essere oltre sé, è stato proposto di tradurre Übermensch, superuomo, con oltre uomo. E in qualche modo è giusto, perché il superuomo è ancora ambiguo, mentre è l'essere continuamente oltre se stesso. Ma questo voler essere sempre oltre sé non significa mai essere altro da sé. L'oltre sé ricade sempre all'interno della volontà stessa, una potenza senza libertà. E quindi la liberazione, la salute, è non soltanto una liberazione dai vecchi dogmi del platonismo e del cristianesimo, ma anche una liberazione dalla stessa libertà. Nota bene, di mezzo minuto per chiudere. È ancora interessante per noi Nietzsche oggi. Da un certo punto di vista si potrebbe dire che Nietzsche, da un certo punto di vista, ha vinto nella sua diagnosi, nel senso che ha identificato una condizione spirituale che noi chiamiamo nichilismo, che è quella oggi in qualche modo imperante, no? E che ha chiuso i conti con la vecchia metafisica. Dopo Nietzsche, ha detto qualcuno, non si può più pensare come prima di Nietzsche, perché l'affondo critico, la decostruzione è stata tale che non possiamo più continuare a credere a ciò che credevamo prima. E soprattutto Nietzsche avrebbe chiuso definitivamente i conti con il cristianesimo, con la tradizione ebraico-cristiana. Una volta per tutte, verrebbe da dire. La mia ipotesi è che invece Nietzsche in qualche modo torna ad essere enormemente interessante per noi oggi, proprio se si riaccende la sua lotta con il cristianesimo. E anche la lotta del cristianesimo nei confronti di Nietzsche, lotta nel senso di tensione, di discussione critica del pensiero. Cioè, in qualche modo Nietzsche dà il meglio di sé, non dicendo, signori miei, un mondo è finito, ma quando esibisce le sue ragioni per dire come dobbiamo ripensare il mondo e dice che cosa ne è fino in fondo di quel suo desiderio di verità. Una verità senza il dato. Un io senza libertà. Per capire questa posta in gioco vale la pena proprio riaprire il dossier del rapporto Nietzsche-cristianesimo,
lungi dal pensare che Nietzsche abbia fatto piazza pulita della vecchia pretesa ebraico-cristiana, rendendola non più interessante, mi verrebbe da dire che, paradossalmente, per noi oggi è proprio il rapporto con il cristianesimo che può rendere ancora interessante leggere Nietzsche. Vi ringrazio, mi scuso per la lunghezza di questa lezione. Sì, come la volta scorsa, ripeto, per permettere a coloro che ancora un quarto d'ora massimo volessero porre delle domande, inviterei tutti coloro che o per ragioni di necessità logistica devono andare, perché vogliono andare, di lasciarci in modo da poter poi procedere, per coloro che possono o vogliono discutere. Allora, scusate, se nel frattempo potete uscire facendo silenzio è meglio. Ci sono già delle domande? Prego. Accendilo. Si sente? Sì, sì. Volevo chiedere una cosa, professore, ma la volontà di potenza non rischia di far diventare... Più vicino al microfono. Il problema della libertà non rischia di far diventare... Scusa, non andiamo avanti se non avvicini il microfono. Devi avvicinare il microfono, bene. La volontà di potenza non rischia di far diventare la realtà una vera tragedia. Sì, chiede se la volontà di potenza non rischi di far diventare la realtà una vera tragedia. Da un certo punto di vista, sì, in senso negativo e in senso positivo. In senso negativo, almeno per quello che mi pare di poter comprendere di questa mossa nietzschiana, e nel senso che la tragedia è sempre stata considerata come un'azione drammatica in cui i protagonisti sono, per così dire, segnati da un fato insuperabile, laddove il dramma è un'azione in cui c'è un campo di forze, c'è un rapporto irriducibile tra me e l'altro da me. Quindi da questo punto di vista è, se volete, negativamente una tragedia, nel senso che l'uomo non fa mai un passo oltre sé e che paradossalmente proprio il superuomo, proprio nel momento in cui si vuole oltrepassare l'essere che si è, non si va da un'altra parte, non si trascende la volontà come senso ultimo della natura e del mondo. In senso positivo, quello che suppongo sia quello più consono a Nietzsche, è un ritorno della tragedia che riecheggia la tragedia greca, così come ne parla la tragedia attica, appunto, di Eschilo e di Sofocle, vale a dire una conoscenza che nasca dalla vita e in cui, appunto, i concetti
possono rendersi trasparenti rispetto a questa vita, che però non è più la vita dello spirito umano, non è più la vita della libertà, ma è la vita come l'eterna necessità del fato. Altre domande, se ci dovessero essere? Prego. Più veloce? Salve. Grazie. Io volevo chiedere, ma è possibile vedere in Nietzsche una ridesignazione della soggettività nuova alla luce proprio di quanto abbiamo detto, che per Nietzsche comunque la vita diventa un mezzo di conoscenza, e quindi alla fine cioè io penso anche a tutti quei passi all'interno delle sue opere in cui, anche da un punto di vista proprio pratico, lui fa degli esempi o anche delle citazioni, magari rifacendosi a personaggi della storia. Per esempio mi viene in mente sempre il Cesare Borgia citato da come esempio storico di Oltreuomo. E alla luce di questi esempi, quindi, si può vedere una ridisegnazione della soggettività che comunque all'interno del quadro metafisico, comunque teoretico, che lei ha disegnato stasera, comunque compaia come, in un certo senso, legislatrice di se stessa, anche se in un senso fisiologico, volontaristico, e quindi magari che è necessitaristico. Comunque, ecco, ritornando alla scomparsa della soggettività all'interno di quell'orizzonte, c'è comunque quella presenza, in questo senso, c'è la strada... Una nuova soggettività, tu dici. Indirizzata verso questa direzione, che sia una direzione volontaristica, necessitaristica, fisiologica, e quindi magari di vedere anche gli esempi che lui ci ha lasciato come traccia di questa nuova lettura della soggettività dell'uomo come colui che crea valori, nuovi valori, e come colui che li pone, ammettendo anche che questi valori possano essere anche la forza o il coraggio o altri tipi di valori che appunto fanno il tragico, tutti quegli elementi di cui abbiamo parlato stasera. Allora, senza dubbio sì, anche se in due modalità coesistenti in Nietzsche, che hanno fatto sì che Nietzsche venisse interpretato in due modi diametralmente opposti. Sì, citavi Cesare Borgia, potremmo citare Napoleone, sì, laddove il nuovo soggetto è il grande signore contro gli schiavi, contro una ideologia ebraico-cristiana, per cui l'ideologia del risentimento, per cui la plebaglia, gli schiavi, i deboli, coloro che non sono capaci di giuste performance, giustificano, sublimano questa loro incapacità, no? Immaginandosi un salvatore dei deboli, no? Che è contro natura, è un controsenso, no? È contro natura, ed è il Nietzsche che piace molto ai reazionari, no? Questo è interessante perché in molte nazioni, in molti paesi, Nietzsche continua ad essere considerato un reazionario. In Italia un po' di meno, perché pur essendo stato tradotto da Adelphi, a un certo punto i post-marxisti, no, lo hanno intercettato, uno su tutti i cacciari, no? Cioè, e quindi è stato in qualche modo sdoganato, no? E poi anche attraverso la torsione che ne ha fatto Heidegger come di colui che tenta una nuova immagine metafisica del mondo, no? Ma per dire, Nietzsche è uno che scrive questo in Genealogia della morale: che gli agnelli nutrano avversione per i grandi uccelli rapaci è un fatto che non sorprende, solo che non v'è in ciò alcun motivo per rimproverare ai grandi uccelli rapaci di impadronirsi degli agnellini. Pretendere dalla forza che non si estrinsechi come forza, che non sia un voler sopraffare, un voler abbattere, un voler signoreggiare, è precisamente così assurdo come pretendere dalla debolezza che essa si estrinsechi come forza. Cioè,
la vera morale è quella dei signori, di quelli che hanno anche nella società, no? Mentre nella tradizione ebraico-cristiana solo i miserabili sono i buoni, solo i poveri, gli impotenti, gli umili sono buoni, i sofferenti, gli indigenti, gli infermi, i deformi sono anche gli unici devoti, gli unici uomini pii per i quali solo esiste una beatitudine, mentre invece voi nobili e potenti siete per l'eternità i malvagi, i crudeli, i lascivi, gli insaziati, eccetera. Bisogna invece tornare alla morale dell'aristocrazia greca, in cui il potente è il buono, mentre da Socrate e poi naturalmente fino a Mosè, fino a Cristo, è buono il debole, l'umile, no? Dall'altra parte però c'è anche colui, c'è il Nietzsche reazionario, senza dubbio, però al tempo stesso c'è il Nietzsche postmoderno, no? Cioè il Nietzsche che il prospettivismo, che non ci sono fatti ma solo interpretazioni delle grandi narrazioni della fine della modernità, politicamente corretti, il relativismo culturale. Per esempio, celeberrima affermazione sempre dei frammenti postumi, contro il positivismo che si ferma ai fenomeni e dice ci sono soltanto fatti. Io direi no, proprio i fatti non ci sono, bensì solo interpretazioni. Noi non possiamo constatare nessun fatto in sé. È forse un'assurdità, vuol dire qualcosa del genere. Voi direte, attenti bene, tutto è soggettivo, i postmoderni, ma già questa è un'interpretazione, è il soggetto, no? Il soggetto non è niente di dato, sono sue parole, il soggetto non è niente di dato, è solo qualcosa di aggiunto con l'immaginazione, qualcosa di appiccicato dopo. È infine necessario mettere ancora l'interprete dietro l'interpretazione? Già questo è invenzione, ipotesi. Come lo interpreto io questo? Così come la volontà di potenza. Non ha più bisogno che ci sia uno che voglia, Dio o io che sia, ma è una volontà ormai identificata con il puro divenire delle cose. Così l'interpretazione non ha più bisogno che ci siano gli interpretanti, i soggetti interpretanti, ma l'interpretazione è il modo di essere del mondo. Quindi paradossalmente abbiamo il massimo del necessitarismo con l'apparente massimo di relativismo. Ma è solo apparente, no? Perché c'è qualcuno, Battimo, ma anche altri, i postmoderni francesi, che dicono appunto questo è un prospettivismo, cioè ciascuno ha la sua immagine del mondo. Ma non è propriamente così, perché questo ciascuno non c'è, capite? Ricordate sempre, finisce Dio e finisce io. E cosa resta? Resta un divenire senza nessuno che dia e nessuno che riceva. Una grande ruota dell'essere in cui tutto ciò è quello che è e basta. E allora mi verrebbe da dire che quella frase iniziale da cui ripartivo diceva la vita come mezzo della conoscenza, con questo principio nel cuore si può non soltanto valorosamente ma perfino gioiosamente vivere e gioiosamente ridere. Che fine fa questa gioia? Secondo me è come se questa gioia implode e il riso diventa come il sorriso enigmatico delle statue greche. Le avete mai viste? Che sorridono, ma non sorridono a niente, non sorridono a qualcuno, no? È come un sorriso atrocemente ghiacciato. È appunto il dire di sì alla terra, il dire di sì alla necessità. Forse
sarebbe il caso di chiudere. C'è ancora una domanda? L'ultima. Alla luce delle affermazioni e delle decostruzioni di Nietzsche, cosa dovrebbe spingere me e cosa spinge lei a essere cristiano? No, è apparentemente ingenua questa domanda, ma non lo è affatto. Ricordo che Nietzsche era figlio e nipote di pastori protestanti. E secondo alcuni il problema Cristo è assolutamente presente in tutto il pensiero nicciano, come una promessa disillusa, una promessa non mantenuta. Basterebbe leggere Così parlò Zarathustra, e sono le pericopi del Vangelo, sono parabole evangeliche. Cioè, proprio il ritmo dell'insegnamento dell'omiletica, no? Protestante. Nietzsche è stato molto ingiusto con il cristianesimo, perché ha detto che il cristianesimo è la cosa più abietta che ci possa essere, e cioè è la cosa anche più idolatrica che ci possa essere, perché significa appunto abbassare la divinità, no? E rendere la divinità come una salvezza immaginata che nasce, una proiezione, no? Delle nostre difficoltà in un salvatore, no? E quindi cosa hanno fatto i cristiani? Prima hanno detto che l'uomo è una merda, proprio così dice, feccia, per poi dire: ma c'è qualcuno che ti può salvare. Allora, può essere anche interessante, ma non credo interessante rispondere a che cosa secondo me fa essere cristiano, ma forse è più interessante capire come era cristiano lui, no? Cioè, che cosa era, come l'ha imparato il cristianesimo, appunto, secondo la tradizione in cui è vissuto, protestantica, che l'uomo è totalmente decaduto, l'uomo non può niente. L'uomo è assolutamente schiacciato dal peccato, e Dio può salvarlo solo per la sua fede. Non è importante conoscere, perché non si può conoscere se Dio, che cosa ha portato storicamente Gesù, no? Questo non lo si può conoscere, ma lo diceva non Nietzsche, ma suo padre e suo nonno. Non si può conoscere la resurrezione, no? Perché io non l'ho detto prima, ma Dio è morto, che cos'è? Il Dio che muore è il Dio cristiano, no? Ma è il Dio che muore, ma che non può risorgere, per Nietzsche, no? Perché? Perché anche per la teologia protestante dell'epoca non è possibile conoscere, no? Che cosa è successo a livello ontologico con la resurrezione, perché senza resurrezione no resurrezione, no Gesù, cioè, non, è quello il punto, no? Si deve soltanto credere per fede e conformare i propri atteggiamenti morali agli insegnamenti del Vangelo, ok? È la stessa cosa che dicevano il padre e i nonni di Nietzsche, e che dice anche Nietzsche, solo interpretandolo in maniera opposta. Per loro era l'unica strada per la salvezza, per lui era la suprema menzogna, ma dicevano la stessa cosa, capite? Che la struttura dell'uomo è assolutamente niente, e che solo per fede si può acquisire la salvezza portata da Dio, e quindi il segno della resurrezione è solo la resurrezione, consiste solamente nelle buone pratiche morali della comunità, no? A buon gioco Nietzsche a dire è una grande menzogna, ma condivide con la teologia protestante da cui viene il fatto che il cristianesimo non ha niente a che fare con la conoscenza di me e del mondo, ma solo con la morale.
E questo forse indirettamente ti porta a dire, come risponderei io, che invece è interessante perché ha a che fare con la conoscenza, con la morale. Perciò alla fine, vorrei precisarlo, non l'ho detto, essendo io cristiano, devo dire alla fine, allora pensiamo ancora al rapporto del cristianesimo. Nulla di tutto ciò, non è una questione confessionale o ideologica, ma per nulla, ma per prendere sul serio Nietzsche, proprio perché si riconosce che il livello a cui lui ha portato la decostruzione è quello, è proprio riconoscendo che è proprio il cristianesimo, magari non nella forma protestantica ereditata di Nietzsche, che invece rilancia il fatto che sia di ordine conoscitivo il problema della salvezza e non solo di ordine morale, che è interessante riaprire il dibattito tra Nietzsche e la verità. Vi ringrazio molto, alla prossima.